Salve, oggi parleremo del riscaldamento globale. Oggi parleremo dei tessuti. Le materie prime principali per produrre tessuti sono la lana, che si ricava dal vello, ovvero la pelliccia di alcuni animali come pecore, la seta, che si ricava dal bozzolo del bacco da seta, quindi di origine animale, il cotone, che si ricava dalla peluria prodotta dalla pianta del cotone, il lino, che si ricava dallo stelo della pianta del lino, e le fibre sintetiche, che sono quelle non di origine naturale ma prodotte dall'uomo artificialmente. I tessuti vengono lavorati con due lunghe fasi, filatura e tessitura. La filatura è composta da 5 fasi, preparazione, cardatura, pettinatura, stiratura e torcitura. Poi avviene un'altra fase altrettanto lunga, chiamata tessitura, che avviene con il telaio, che è formato dai seguenti organi: subbi, navetta, lici, pettine e subbio finale. Il subbio finale è un organo su cui si avvolge il prodotto finito, ovvero il tessuto trasformato in un tessuto che può diventare una maglia o un maglione. I tessuti possono diventare vestiti grazie a delle macchine che nel 1960 non c'erano e quindi andavano fatti a mano. E poi il costo è diminuito. Via! Ogni fibra tessile ha le proprie caratteristiche, infatti quando bisogna svolgere un acquisto è importante sapere le proprie caratteristiche, come fatto, la resistenza, il colore, il materiale. Le fibre tessili che vengono più acquistate sono quelle con fibre naturali, che essendo molto resistenti sono anche buone per vestiti e per lavori fai. Anche i tessuti possono essere riciclati. I tessuti usati vengono posti in delle macchine sfilacciatrici che li riducono in fibre. Queste fibre riciclate vengono aggiunte a quelle nuove per produrre altri accessori o capi di abbigliamento. Altri tessuti come il pile possono essere prodotti dal riciclaggio delle bottiglie in PET.